oggi vi faccio vedere qualcosa di molto carino. Schopenhauer. Allora, io ho sottolineato alcuni passi che volevo appuntare perché riguardano, prima di tutto, le differenze che ci sono fra uomini e donne. Questo è lui che lo scrive, quindi. E poi c'è un'altra parte che riguarda praticamente l'amore, che Schopenhauer vede come una specie di illusione, di, come dire, di inganno che ci fa la natura, allo scopo ovviamente di procreare. Quindi praticamente, che cosa ci dice lui? Che tutta la scelta, cioè tutta diciamo, la base dell'attrazione che c'è fra due persone di sesso opposto, c'è la involontaria, come dire, l'involontaria spinta della nuova specie di venire al mondo, ok? Allora, questo libro mi piace tantissimo. Allora, dunque, lui parte un po' con la figura femminile. Quindi lui dice: già la vista della figura femminile insegna che la donna non è fatta per lavori spirituali e fisici troppo faticosi. Essa sconta la colpa della vita non con l'agire ma con il soffrire, con i dolori del parto, la cura del bambino, la sottomissione all'uomo per il quale deve essere una compagna paziente e rasserenante. La sua vita deve scorrere più tranquilla, più comune, più moderata rispetto a quella dell'uomo. Poi dice un po', le donne sono attratte da, insomma, delle medaglie di attività, quindi la cura dei bambini, eccetera, eccetera. Con le fanciulle la natura ha previsto ciò che in senso teatrale si chiama un colpo di scena. Avendole dotate per pochi anni di una bellezza straordinaria, di fascino e di floridezza al prezzo di tutta la loro vita successiva. E ciò affinché durante quegli anni potessero impadronirsi della fantasia di un uomo, in misura tale da portarlo ad assumersi in qualche forma cura di loro per tutta la vita. E per riuscire a muoverlo a questo passo, la sola riflessione razionale non sembra offrire una garanzia sufficientemente sicura. Quindi praticamente lui ci dice che per pochi anni, quindi quando noi facciamo i soliti discorsi che la donna è più appetibile dai, diciamo, 17-18 anni fino ai 24-25, si intende esattamente questo. Perché praticamente quelli sono gli anni, diciamo, della maggiore fertilità in cui la donna, per come dice lui, deve, può, diciamo, ingannare, può portare questa specie di inganno, di incantesimo ad un uomo che poi lo spingerà a prendersi cura di questa donna, di questa famiglia, della prole, anche per tutta la vita. Quindi dietro questo inganno, che può durare anche poco, lui parla di una specie di colpo di fulmine, qualcosa del genere. Quindi come se l'uomo venisse folgorato, quindi una volta che l'uomo viene folgorato da questa donna, questa forza e questo istinto è talmente grande da indurlo addirittura a prendersi cura di questa donna, della famiglia, della prole, anche per tutta la vita. La natura quindi ha dotato la donna, come ogni altra delle sue creature, di quelle armi e di quegli strumenti che le sono necessari per la salvaguardia della sua esistenza. Quindi noi abbiamo praticamente le nostre, perché noi abbiamo minore forza disponibile rispetto all'uomo, quindi noi poniamoci sempre nell'ottica di una donna, non so, che all'età della caverna, all'epoca della caverna, chiaramente noi abbiamo minore forza per riuscire a sopravvivere in una situazione del genere, quindi per ammazzare gli animali, per cacciare, queste cose qui, per combattere contro le tigri feroci, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo minore forza fisica, muscolare, però abbiamo quella, magari quella scaltrezza, abbiamo una bellezza, quindi sono tutti, chiaramente non è che tutti abbiamo la bellezza, però diciamo in un certo modo, in un certo qual modo con la femminilità riusciamo un po' ad ammaliare un uomo che così, diciamo, in qualche modo ci protegge noi la prole. Allora, quindi ci sono queste armi che le sono necessarie per la salvaguardia della sua esistenza e per il tempo in cui ne ha bisogno, pur avendo agito con la sua abituale parsimonia. Allora, chiaramente non posso leggere tutto,
Allora, quindi le giovani donne considerano come loro unica seria professione l'amore, le conquiste e quello che vi è connesso, come la cura del corpo, la danza, eccetera. Quindi lui dice come se le giovani donne avessero l'investimento, okay, l'investimento maggiore che possono fare è proprio in quest'ambito, perché se riescono, diciamo così, ad accaparrarsi un uomo che comunque poi sia in grado di proteggere loro, di proteggere la prole per tutta la vita, chiaramente la cosa si mette bene. Allora, quindi lui dice che dunque, vabbè, sì, praticamente la donna a 18 anni già praticamente cioè è una donna, insomma, è matura dal punto di vista biologico, no? E quindi è come se un po' l'uomo, diciamo, arrivasse un po' in ritardo a certe cose, no? Non lo sappiamo, questo è il motivo per cui le donne vanno generalmente verso uomini più grandi, cioè in genere la diciottenne non si prende il diciottenne, ma si prende il trentenne, per esempio, il 24enne, il 25enne, perché comunque rispetto a lei è come se lui stesse molto più indietro, perché è matura più tardi. Allora, esatto, perché sono troppo lunga. Allora, dunque, le donne come creature più deboli non dipendono dalla forza, ma dall'astuzia, dalla loro istintiva scaltrezza e la loro indistruttibile inclinazione alla menzogna. Infatti, la natura ha dotato la donna dell'arte della simulazione a sua protezione e difesa, così come ha dotato il leone di artigli e di denti. L'elefante delle zampe, vabbè. Allora, in lei perciò la dissimulazione è nata, quindi proprio anche della donna stolta, come di quelle intelligente. Proprio per questo esse intuiscono così facilmente la dissimulazione degli altri, che con loro non è consigliabile tentare di usare. Diciamo che secondo me alcune di noi almeno sono abbastanza, diciamo istintivamente capiamo chi insomma ci prende in giro, chi insomma ci mente, eccetera, eccetera. Quasi per leggere tutto. Allora, poi dice: fra le donne vi è inimicizia. Allora, sì, tra le donne c'è, diciamo che c'è competizione. C'è molta competizione, soprattutto poi chiaramente quando si tratta di competere per un uomo, non ne parliamo proprio, non ne parliamo proprio. Questo è il motivo per cui per esempio si creano spesso anche le inimicizie fra la suocera e la nuora, cosa che non si crea invece tra il genero e il suocero, se ci fate caso, ma fra le donne sì, perché anche quello è come se fosse un caso di, diciamo in un certo senso, è come se queste due donne stessero competendo per un uomo. Solo che per una è il figlio e per una è il marito, però poiché spesso per la madre, per le madri, i figli sono una specie di surrogato magari di un uomo che non ha nacca. Questo capita spesso con le donne che magari sono divorziate da molto tempo o che magari sono madri single, tutte queste cose qui. Chiaramente la nuora è vista proprio come veramente come. È come se le due donne fossero veramente uno la moglie e uno l'amante, quasi. Si vengono a creare questi tipi di cose. E comunque si creano anche chiaramente fra donne che competono per l'uomo migliore. Diciamo che le inimicizie maggiori si creano, se ci fate caso, tra donne che, per esempio, non so, magari anche amiche, amiche, ex amiche. Dove magari una resta sola e l'altra magari fa un matrimonio, una magari ha un marito sfigato e un'altra invece ha un marito facoltoso, non di cioè insomma queste cose si creano. Lo so che non si può più dire, ma in realtà è così. Chiaramente fra gli uomini queste cose non si creano, così come non si creano anche in caso di amicizia fra uomo e donna. Che diciamo può esistere, se non c'è attrazione può esistere, diciamo sì, sì può esistere, secondo me sì può esistere. E poi lui dice,
due donne quando si conoscono per la prima volta si affrontano manifestamente con maggiore affettazione e dissimulazione rispetto agli uomini. No, gli uomini sono molto più tranquilli, spontanei. Tutto questo può avere origine dal fatto che nelle donne ogni differenza di rango è molto più precaria che presso noi uomini e che può cambiare e annullarsi molto più rapidamente. Poiché mentre noi, cioè loro uomini, valutiamo 100 cose presso di loro, soltanto una è decisiva, cioè a quale uomo siano piaciute. Mamma mia, questo proprio mi fucileranno. Ecco, infatti, a quale uomo siano piaciute, perché la, diciamo, tutta la, come si chiama? L'inimicizia, ok? Tutta questa rivalità nasce soprattutto tra donne che hanno poi magari amiche, per esempio, che hanno vicino dei mariti molto, che sono molto, diciamo, diversi in status. Mi dice rango, oggi la chiamiamo status, però insomma è quello lì. Allora, questo lo saltiamo, troppo lungo. Allora, lui dice, un'organizzazione sociale estremamente assurda in cui condividono lo stato e il titolo dell'uomo, essi sono le costanti stimolatrici della sua ignobile ambizione. Quindi praticamente lui dice, esse sono fatte per comunicare con le nostre debolezze, con la nostra follia, ma non con la nostra ragione. Tra loro gli uomini esistono simpatie epidermiche e pochissima somiglianza spirituale d'animo e di carattere. Allora, sì, diciamo che spesso gli uomini sono più ambiziosi per natura, ci siamo, però spesso questa ambizione è spinta, è molto spinta dal fatto di voler, l'uomo tende un po' a favoreggiarsi, no? Con la donna, tende un po' a, come dire, se voi ci fate caso, quando un uomo vuole colpire, quando un uomo vuole piacere a una donna, tende a farsi grosso, no? Come dire, a esibire lo status, a esibire ciò che ha fatto, ciò che ha, ciò che ha raggiunto, no? E quindi è come se questa sua ambizione fosse molto spinta dal volersi, come dire, dal voler attirare, no? Perché lui sa benissimo che noi donne siamo attirate da queste cose qui, infatti lo dice anche lui dopo. Aspettate un secondo. Allora, quindi lui un pochino ha delineato, chiaramente non posso leggere tutto perché sennò viene di 6 ore questo video, però ha cominciato un po' a delineare le differenze che ci sono fra, che sono ancora valide anche a Schopenhauer del fine 700, no? Del, diciamo, 800, però queste cose restano sempre valide, non c'è niente da fare, perciò il femminismo è tutta una balla, perché poi i fattori, diciamo, i fattori istintivi sono sempre gli stessi, alla fine non cambiano, l'animo umano è sempre lo stesso, la natura maschile, la natura femminile sono sempre gli stessi, per cui queste cose secondo me sono valide. Quindi la differenza sostanziale è che, diciamo, noi comunque, perciò le femministe tendono ad imbruttirsi. Dunque, dicevamo, perciò, in realtà, il femminismo vuole poi capovolgere tutto, perché se ci fate caso, le femministe sono quelle che generalmente, tendono a imbruttirsi, tendono a come dire, loro tendono sempre a come si chiama? A rendersi meno femminili possibile, perché sanno benissimo che in realtà ci sono molti tratti che in realtà tirano, no? Quindi loro, poiché vogliono millantare, insomma, in realtà sono tutte forzature queste qui, perché loro sono forzature perché se no queste cose le renderebbero felici e contenti, invece stanno tutte quante, tutte rabbiose, come dei cani rabbiosi.
praticamente loro tendono a cancellare tutti i simboli femminili, se ci fate caso, quindi cominciano ad avere i capelli rasati come un maschio, cominciano ad avere a vestirsi magari con le cose mascoline, cominciano ad avere proprio quegli atteggiamenti rozzi, proprio non femminili, perché sanno benissimo che invece determinate cose che sono tipicamente femminili praticamente attirano. E loro questa cosa non la vogliono sentire perché loro, cioè nella loro diciamo, ideologia c'è questa diciamo, zitellaggine portata fino all'eternità, che sono misandriche, e vogliono far credere al mondo che, diciamo, che loro non hanno bisogno degli uomini, che comunque noi non dobbiamo. Insomma, gli uomini li dobbiamo completamente escludere perché, insomma, non, boh, lo sanno loro. Perché sennò si può fare queste scemate che dicono loro. Per cui, queste cose qui hanno fondamento, hanno molto fondamento. Allora, adesso lui passa a un'altra sezione, che è quella sull'inganno dell'amore, diciamo, dell'attrazione dell'amore. Allora, ogni innamoramento, infatti, per quanto in sembianza eterea, ha le sue radici soltanto nell'istinto, diciamo, intimo, perché qua non so se si può dire YouTube. Anzi, non è che un istinto intimo, più precisamente determinato, più specializzato, addirittura più individualizzato in senso stretto. Allora. Dunque, quindi questo istinto appare come un demone ostile che si adopera a stravolgere, a scompigliare, a sconvolgere ogni cosa. E quindi si è indotti ad esclamare perché c'è tutta questa cosa qui? C'è un qualcosa che comunque va a influenzare tutta la tua vita in un certo senso, no? Allora, lui dice, quello che fa... chiaramente io salto le... Quindi non si tratta di una piccolezza, cioè tutto il fatto che praticamente questo istinto sia in grado di sconvolgere la vita delle persone, non è in realtà una scemata, lui dice, quello che infatti viene deciso non è nulla di meno che la composizione della futura generazione. Allora, le questioni d'amore delle generazioni attuali, prese nel loro insieme, costituiscono per la razza umana una seria meditatio compositionis generationis future. Quindi, meditazione sulla composizione della generazione futura, dalla quale dipendono, d'altra parte, innumerevoli generazioni. Allora, la volontà del singolo compare con elevata potenza come volontà della specie. Quindi tutte queste questioni riguardano il bene e il male della specie, cioè della specie futura praticamente, ok? Allora, in ogni innamoramento si ha esclusivamente di mira la generazione di un individuo di natura determinata e ciò conferma anzitutto che l'essenziale non è certo l'amore reciproco, bensì il possesso, cioè il godimento fisico. Molto lungo. Allora, è la generazione futura, infatti, in tutta la sua determinatezza individuale, che adoperandosi e sforzandosi, preme per riuscire ad esistere. E anzi, è essa stessa che si muove nella scelta. Così circospetta, definita e ostinata per quell'appagamento dell'istinto intimo che si chiama amore. La crescente inclinazione di due amanti, è già propriamente la volontà di vita del nuovo individuo che essi possono e vorrebbero generare. Anzi, già nell'incontro dei loro sguardi pieni di desiderio si accende una nuova vita e si annuncia per il futuro come individualità armoniosa e ben ordinata. Quindi praticamente lui dice che già diciamo, nello sguardo dei due amanti c'è la spinta della nuova generazione ad esistere praticamente. Viceversa, la reciproca, decisa e persistente avversione tra un uomo e una donna è il segno che ciò che essi potrebbero generare sarebbe solo un essere male organizzato, in sé disarmonico, infelice.
Quindi praticamente, ma infatti, questa è una cosa che ha confermato anche la scienza, senza arrivare a Schopenhauer, perché è stato visto che effettivamente l'attrazione fra due persone dipende addirittura da alcune differenze che poi sono di un complesso maggiore di discompatibilità, cioè che sono dei pezzettini di DNA, diciamo così, delle sequenze, vabbè, senza entrare troppo, comunque risiede proprio nella differenza di sistemi immunitari. Quindi generalmente le persone che hanno un sistema immunitario molto diverso tendono ad attirarsi proprio perché la generazione poi come dire, i figli che queste persone andrebbero a generare avrebbero chiaramente una risposta immunitaria più forte, un sistema immunitario più forte, ok? Quindi generalmente c'è questa forte differenza in queste sequenze di DNA, praticamente è stato visto, e quindi si può dire che anche l'avversione, quindi se due persone, un uomo e una donna, sono, si come dire, si proprio tendono ad allontanarsi istintivamente l'una dall'altra, è perché molto probabilmente hanno un sistema immunitario molto simile, che quindi non porterebbe a niente di buono. Quindi questa cosa effettivamente, qui non c'erano ovviamente nell'Ottocento queste conoscenze, nel Settecento qua queste conoscenze, però effettivamente è stato visto che poi è così, l'avversione è questo. Allora, ciò che alla fine attira in modo esclusivo due individui di sesso diverso, speriamo che, vabbè, con tale potenza, è la volontà di vivere che si manifesta nell'intera specie e che anticipa in quell'individuo che i due possono generare un'oggettivazione corrispondente ai propri fini. Vabbè. Allora, il momento in cui i genitori cominciano ad amarsi reciprocamente, to fancy each other, è veramente da considerare come l'origine prima di un nuovo individuo e il vero punctum salient della sua vita, come si è già detto, dell'incontrarsi e nel fissarsi i loro sguardi appassionati. Allora, quindi nell'incontrarsi e nel fissarsi i loro sguardi appassionati origina il primo germe del nuovo essere, che naturalmente è per lo più schiacciato. Questo nuovo individuo, in un certo qual modo, una nuova idea platonica. Allora, dunque, essenzialmente l'inclinazione amorosa è rivolta alla salute, alla forza e alla bellezza, e di conseguenza anche alla giovinezza. Poiché non esistono due individui del tutto uguali, ad ogni determinato uomo deve corrispondere nella più perfetta misura una determinata donna, sempre in vista di ciò che deve essere generato. L'amore veramente appassionato è altrettanto raro quanto il caso del loro incontro. Quindi lui dice, se due persone tra cui c'è avversione dovessero invece generare un nuovo essere, perché magari non so, c'è stato un matrimonio combinato, queste robe qua, chiaramente lui dice, questo bambino molto probabilmente potrebbe avere qualità fisico-mentali disarmoniche. Questo è stato spiegato da quello che abbiamo detto prima, perché magari i due sistemi immunitari sono troppo simili e quindi fra i due non c'è l'attrazione, quindi magari sarebbe un individuo più debole, malato, cose del genere. Allora, quindi noi abbiamo un istinto molto determinato, persino complicato, quello cioè della scelta così accurata, seria e ostinata dell'altro individuo per l'appagamento intimo. Diciamo che comunque nella vita, diciamo, dell'essere umano, diciamo che questa scelta è come se fosse una cosa quasi totalizzante, no? Mentre negli animali ovviamente non c'è, perché gli animali, insomma, tutto fa brodo, non si fa niente. Invece per noi non è così, e anzi noi sappiamo benissimo che effettivamente nella vita possiamo incontrare, diciamo, ognuno di noi magari incontra la persona che veramente potrebbe essere l'incastro proprio perfetto, poi le cose possono andare o non andare, però insomma, diciamo c'è una certa probabilità che questa cosa sia vera,
per cui è come se istintivamente sapessimo qual è la persona con cui ci sarebbe questo incastro perfetto, e quindi si genererebbe questo incastro perfetto, significa semplicemente con cui si genererebbero delle, diciamo, altri individui potenzialmente sani, perfetti. Chiaramente questo non vuol dire che poi, non so, se io incontro questa persona e questa qui magari muore, oppure questa qui, boh, non lo so, magari se ne va con un'altra, non vuol dire che i figli perfetti mi sarebbero riusciti solo con quella, però, diciamo, istintivamente magari io posso sapere che con quello lì, con quella persona lì sarebbe veramente, istintivamente diciamo, lo avvertiamo questa cosa. Questa cosa l'avvertiamo, e infatti ci sono molti casi, per esempio, di persone che, io ho anche un caso in famiglia in cui è successa questa cosa, di persone che magari sono state separate perché magari, non so, i genitori non volevano, oppure perché quello se n'è andato, tutte queste storie qui, quindi loro sapevano che quello era l'incastro preciso, perfetto. Dopodiché magari queste persone dopo 20 anni, dopo 30 anni si sono rincontrate, e hanno continuato, diciamo, a volersi, ad amarsi, perché effettivamente c'era qualcosa, quindi anche magari dopo matrimoni, dopo quella si era divorziata, quell'altro era vedovo, eccetera, eccetera, succede che magari queste due persone, anche a distanza di 20 anni, 30 anni, si ritrovino, e praticamente rimane tutto, diciamo, capita che resti tutto come quando avevano 20 anni, praticamente, perché c'era questo incastro, che magari non è stato possibile, diciamo, realizzare, però effettivamente loro sapevano, parlando con queste persone, poi loro l'hanno ammesso, hanno detto ok, io, ma anche se ho fatto la vita magari con un'altra persona, anche se ci sono state cause di forza maggiore, io sapevo che però la persona era quella lì, quindi capitano queste cose, ci sono. Ci sono. Allora, dunque, ogni individuo esigerà particolarmente nell'ambito dell'altro individuo quelle perfezioni che mancano a lui stesso, e troverà addirittura belle con le perfezioni che sono il contrario delle proprie. Sì, ma infatti praticamente alla fine, le grandi passioni non è che si instaurano fra le persone perfette, assolutamente, non, ci sono altri fattori che non c'entrano niente. Allora, un uomo per appagamento sceglie scrupolosamente una donna di una determinata natura che gli sia individualmente conforme, e la desidera così ardentemente che spesso, per raggiungere lo scopo, contro ogni ragionevolezza, sacrifica la felicità della sua vita con un matrimonio assurdo, litigi amorosi che gli costano patrimonio, onore e vita, e perfino con delitti come l'adulterio, eccetera, eccetera. Tutto questo soltanto per servire la specie nel modo più funzionale. Quindi, infatti, ci sono uomini che praticamente fanno le cosiddette follie d'amore, no? E questo è praticamente una cosa istintiva, non c'è niente da fare. Vabbè, anche se poi, vabbè. Allora, quindi, in questo caso, dunque, come in ogni istinto, la verità assume la forma di un'illusione per agire sulla volontà. Ed è una deliziosa illusione quella che fa credere all'uomo di trovare fra le braccia di una donna, di quella singola donna, soddisfazione maggiore, poiché deve portare al concepimento di un'individualità perfettamente determinata, che può derivare solo da quei genitori. Il carattere dell'istinto è in qualche modo, e quindi un agire in qualche modo secondo un concetto finalistico. Quindi noi chiaramente non lo sappiamo, però, diciamo, c'è questo scopo in realtà. L'appagamento invece si rivela utile propriamente soltanto alla specie.
perché comunque i due istinti umani sono la sopravvivenza individuale e la sopravvivenza della specie, quindi questi sono gli istinti che ci guidano più di tutti. Allora, perciò non rientra nella coscienza dell'individuo. Allora, poi qua fa un'altra cosa, dice un'altra cosa, secondo me, giusta. Allora, dunque, l'uomo infatti può tranquillamente generare oltre 100 bambini all'anno se ha a disposizione altrettante donne. La donna, al contrario, con altrettanti uomini potrebbe mettere al mondo soltanto un bambino all'anno. Lui perciò va sempre alla ricerca di altre donne, infatti l'uomo è poligamo generalmente, noi siamo ipergamiche. Mentre lei si attacca strettamente a un solo uomo, che sia il migliore possibile poi, aggiungo io, poiché la natura la spinge istintivamente, senza riflessione, a conservare per sé colui che nutre e protegge la futura prole. Perciò noi siamo ipergamiche e loro sono, tendenzialmente sono poligami, perché praticamente loro devono cercare di generare quanto più possono istintivamente, e noi dobbiamo invece cercare di accaparrarci l'uomo migliore per la sopravvivenza della prole. Allora, considerazione primaria che guida la nostra scelta è l'età. Cioè, per la donna è inutile che parliamo, già lo sappiamo. La salute. Le malattie acute disturbano soltanto provvisoriamente, quelle croniche o addirittura le carestie sono repellenti poiché si trasmettono al bambino. Lo scheletro. Quindi nulla ci ripugna tanto quanto una figura deforme. Neppure il viso più bello può compensarla, giustamente. Colpisce. Allora, ci colpisce inoltre moltissimo ogni sproporzione dello scheletro. Ad esempio, la figura accartocciata, contratta dalle gambe corte e simili, e anche l'andatura zoppicante. Quando non si è. Vabbè, certo, se mi sono un attimo fratturata, è normale che sono zoppicata, però. È chiaro, le deformità, insomma, sì, queste cose qui generalmente sono abbastanza, come dire, voglio dire, non ci attirano sicuramente. Si starà un'avversione perché istintivamente noi pensiamo chiaramente a ciò che andiamo ge a generare. Perché anche se tu hai un viso bellissimo, però poi se sei accartocciato, se sei storpio, chiaramente è un po' difficile che. Quindi gli uomini sono più visivi, sono quindi attirati da elementi, diciamo, di giovinezza, di fertilità, eccetera, eccetera. Invece noi no. E infatti me lo conferma anche questo qui. Allora. Le considerazioni inconsce. Le considerazioni inconsce che facciamo noi, e sono sempre per la sopravvivenza della specie, sono quelle lì che ci rimandano alla sopravvivenza. Allora, in genere, esse guardano proprio alla bellezza, specialmente a quella del viso. Ciò che più le conquista è la forza dell'uomo e il coraggio che è connesso, poiché queste caratteristiche promettono la procreazione di bambini robusti e al tempo stesso dei validi protettori, ok? Ecco perché siamo ipergamiche noi. Allora, ne consegue che spesso le donne amano uomini brutti, mai però un uomo effeminato. Quello che ho sempre detto io è che mi dice, no, stupidaggini, cavolate, noi non ce ne frega niente dei lineamenti, dell'occhio azzurro, del massiccio, non ce ne frega proprio una mazza di questa cosa qui. L'importante è che l'uomo sia virile, sia mascolino, sia deciso, sia coraggioso, sia tutte queste cose qui, perché non ce ne frega una mazza per il resto. Invece agli uomini sì. Quindi volontà, risolutezza, fermezza e coraggio. Quindi sono queste le cose che in realtà ci attirano. A noi non ce ne frega una mazza delle altre cose, diciamo la verità. Allora, non sono di solito le bellezze regolari, perfette, quelle che infiammano le grandi passioni. Affinché nasca un'inclinazione veramente appassionata, si richiede qualcosa che è possibile esprimere solamente con una metafora chimica. Le due persone devono neutralizzarsi a vicenda, come l'acido e la base, l'acido e gli alcali. Quindi, diciamo che i fattori sono la mascolinità e la femminilità.
Allora, per la neutralizzazione delle due individualità, quindi per la neutralizzarsi, tipo H più o H meno, è necessario che un grado determinato della virilità di lui corrisponda esattamente a un grado determinato della femminilità di lei. Ecco perché io facevo i discorsi con l'uomo alfa e la donna alfa. Allora, l'uomo alfa e la donna alfa, secondo me, non vanno bene. Perché per l'uomo alfa, ammesso che questa donna alfa esista, diciamo così, per l'uomo alfa c'è una donna femminile. Anzi, quanto più l'uomo è alfa, quanto più l'uomo è virile, se voi ci fate caso, più vicino avrà una donna femminile, una Barbie, una bambolina, una ragazza carina, dolce, femminile. Difficilmente l'uomo alfa vicino alla donna mascolina, competitiva, che sta col fucile. Cioè, è impossibile praticamente. Anche perché l'uomo alfa, se lui veramente è un uomo alfa, ha molto accesso alle donne. L'uomo alfa difficilmente è zitello perché ha molte molte donne attorno, in quanto la sua mascolinità lo rende chiaramente insomma, attraente. Quindi lui, potendo scegliere fra 150.000 di loro, ovviamente si va a prendere la donna femminile, non si va a prendere quella con i capelli verdi, col fucile in mano, ok? Vi assicuro che non è così. Allora, per questo l'uomo più virile cercherà la donna più femminile e viceversa, ok? In genere, le forti attrazioni si instaurano fra donne molto femminili e uomini molto virili. Oh, anche lui l'ha detto, proprio non c'è niente da fare su questa cosa. Temperamento. Ognuno preferirà quell'opposto. Quindi l'uomo magari molto, molto risoluto, molto mascolino, molto, magari molto competitivo, tutte queste robe qua, generalmente avvicinano delle donne, una donna insomma, tende a scegliere un tipo di donna molto dolce, molto accogliente, molto, che non compete sicuramente, per cui è così. No, quando mai non è vera, io sono la donna. Che palle. Balle tutto quello, perché poi se voi vedete anche le famose femministe che stanno con lo scettro in mano, no? Anche queste qui, se voi vedete, magari se lo prendono pure lo zerbinello, per l'uomo beta, gamma, delta, quello che è, se lo prendono pure per un bene, ma poi dopo un po' si stufano perché istintivamente loro sanno che, diciamo, poiché anche loro, tutta quel loro mascolinizzarsi in realtà è una cosa farlocca, perché loro in realtà non sono così, è tutta una montatura ideologica che stanno, è una parte che stanno recitando, perché in realtà loro non sarebbero così, allora loro sanno benissimo che la loro natura vera, femminile, in realtà non, a un certo punto fuoriesce in qualche modo e quindi va alla ricerca di un uomo mascolino. Che sia deciso, che sia. Sentite che dicono sempre, ma l'uomo vero non c'è più. Sentite che dicono, no, l'uomo vero c'è, solo che praticamente non si prende a voi, quello è il problema. L'uomo vero c'è, ma vicino a delle donne femminili. Non ha una donna che, pure se deve preparare un piatto di spaghetti, si sente sminuita, si sente umiliata. Non hanno questi. Generalmente questi uomini qua non hanno donne mascoline vicino. Allora, ci sarebbero altre cose, però è un po' lunghino, quindi questo lo facciamo da un'altra parte. Comunque, praticamente, questo librino è molto interessante, molto, proprio bellissimo, mi piace un sacco. Allora, quindi, tutte queste, alla fine, qual è, diciamo, la morale della favola? Sempre lo stesso, tutte queste ideologie del cavolo che ci sono adesso, sono tutte balle, sono tutte finte. In realtà, sono una grande fregatura, se ci fate caso. Sono una grande fregatura perché comunque, diciamo che non in realtà poi non stanno funzionando, si vede che non stanno funzionando. Va bene, la prossima volta facciamo un altro pezzettino.